ed eccoci ancora qua, con un altro anno che sta per iniziare. Poche centinaia di metri e si ricomincia. Tanta esperienza, ma non sai mai come andrà a finire. Ma noi siamo qua, siamo quelli a cui piace la natura. Noi siamo persone a cui piace vivere la pesca e vogliono raccontarvela. E magari raccontarvela così, com'è realmente. Perché in fondo noi siamo solo pescatori. Ciao ragazzi e benvenuti in questa prima puntata del nostro Tour 2021. Allora, questa non sarà una puntata vera e propria, ma sarà, diciamo, un'introduzione al tour, perché abbiamo scelto di affrontare una sessione veloce dalla mattina alla sera. È una tipica sessione invernale di poche ore per sfruttare questo primo sole che introduce la primavera. Per questa sessione sono in compagnia di Alessandro Pagliaricci. Ciao ragazzi. Ciao Alessandro. Le temperature sono ancora abbastanza rigide. Tuttavia, nonostante siamo in febbraio, da qualche giorno ormai splende il sole e siamo convinti che qualche carpa inizierà a muoversi, speriamo, e ad alimentarsi, speriamo. Ambienti come le dighe non sono ambienti banali, sono comunque ambienti difficili e non è mai facile affrontarle con poche ore di pesca, con un solo giorno di pesca. Proveremo a utilizzare delle strategie tipiche dell'inverno e speriamo di riuscire a farvi vedere qualche cattura per questa prima puntata, per questa intro del Tour 2021. In bocca al lupo Alessandro. Crepi Lorenzo.
questa puntata introduttiva del Tour 2021 abbiamo scelto di ritornare lungo le sponde della diga di Firenzuola, un ambiente che abbiamo già affrontato l'anno scorso ma che torniamo ad affrontare quest'anno in modo completamente diverso, in un'altra zona e soprattutto con altre strategie, perché questa sessione sarà una sessione in cui affronteremo il lago dalla mattina alla sera, poche ore di pesca, una tipica sessione giornaliera invernale. Per affrontare al meglio le dighe, che sono comunque ambienti impegnativi in ogni contesto, in ogni situazione, e ulteriormente impegnativi anche in inverno, perché bisogna combattere anche la diffidenza delle carpe verso gli inneschi, occorre utilizzare delle strategie sicuramente differenti dalla norma e soprattutto che vadano ad attivare e a stimolare l'appetito delle carpe in breve tempo. Per pescate giornaliere, per sessioni giornaliere in inverno è necessario conoscere bene il posto che si sta affrontando, perché bisogna individuare e sapere dove i pesci stazionano durante il periodo invernale e cercare di conseguenza di posizionare gli inneschi nei pressi di queste zone. Per questa sessione abbiamo quindi scelto di posizionarci nei pressi dello sbarramento, nei pressi del muro della diga di Firenzuola. Questo perché quest'area è caratterizzata da un grande plateau, da un prato che scende molto dolcemente per circa 50-60 metri fino alle mie spalle, per poi creare un gradino che va verso il fondo. Alle mie spalle c'è il punto più profondo del lago e quindi dove la temperatura è generalmente più costante, ma questo grande plateau che si estende fino a circa 50-60 metri verso il centro del lago è caratterizzato da una bassa profondità, ci sono circa dai 2 metri ai 4 metri di profondità, e quindi grazie a queste prime giornate di sole è sicuramente una zona che si riscalderà molto più rapidamente rispetto ad altre. Le carpe tenderanno di conseguenza a spostarsi, ad alimentarsi nei primi punti facili, chiamiamoli, che si trovano in questi ambienti. E uno di questi primi punti è proprio questo prato, questo grande plateau, questa zona alle mie spalle. Andremo quindi a posizionare gli inneschi lanciandoli in dei punti strategici, cercando di individuare quello che è il gradino che scende verso il fondo, e andremo a posizionarli proprio sopra questo gradino. Utilizzeremo delle strategie tipicamente invernali, ricorrendo all'utilizzo di micro pellet, di method, di fioccato di mais o comunque tutte quelle componenti che in inverno danno una marcia in più ai nostri inneschi. Inneschi che saranno di conseguenza fortemente attrattivi, perché potenziati con dip, con dropper e comunque con dei liquidi attrattivi adatti all'inverno, e alterneremo delle boilers a delle tiger nut. Sarà una sessione difficile perché, vi ripeto, non è mai facile affrontare ambienti in basi artificiali in poche ore di pesca e soprattutto in inverno. Però siamo fiduciosi che questo sole che scalda la temperatura dell'aria e di conseguenza anche dell'acqua attiverà qualche carpa ad alimentarsi. Le varie soluzioni che si possono utilizzare quando si pesca al lancio, oltre a method e a sacchetti in PVA, noi abbiamo scelto di utilizzare anche lo spomb. Lanciare lo spomb con all'interno del micro pellet e delle particle ci permette di raggiungere facilmente la zona dell'innesco e di pasturare ad ampio raggio in tutta l'area intorno all'innesco, e con l'utilizzo inoltre del pellet, del micro pellet, riusciamo a mantenere molto attrattiva l'intera area di pesca. Ecco, un piccolo innesco bilanciato, tiger net con dumbbell bianco, un innesco che uso spesso nelle mie sessioni, e speriamo che questa volta sia un innesco che ci possa risolvere la sessione. Come piombo, quest'anno entra a far parte della famiglia di Noi Siamo Pescatori l'azienda PM Fishing. PM Fishing è un'azienda che collabora con i nostri video e ci fornisce tutto il materiale che riguarda i piombi, ed è un'azienda che produce piombi di diverse tipologie, e proprio per questa sessione abbiamo scelto di utilizzare questo innovativo piombo, il Nuder,
Le caratteristiche di questo piombo sono molto particolari e si adattano perfettamente a quelle che sono le nostre necessità in questa sessione. Il Nuclear è un piombo dal profilo abbastanza sottile, fortemente grippante e quindi adatto anche alla pesca in corrente e in fiume, ma grazie a questo foro nel mezzo ci dà anche la possibilità di poter impastare del method intorno al piombo e garantire quindi una grande tenuta anche durante il lancio. In questo caso stiamo pescando con un piombo di 160 grammi. Pescando al lancio piombi del genere con del method impastato intorno creano sicuramente difficoltà nel raggiungere grandi distanze. Noi tuttavia non abbiamo questa necessità, quindi ci occorre effettuare lanci di al massimo di 50 metri. E quindi con un piombo del genere, method impastato intorno, lancio, quando il method sarà sciolto nell'acqua, il piombo di 150 grammi ci permetterà di mantenere ben in tensione le lenze, perché in questo lago tira comunque anche spesso molto vento, e di garantire una salda allamata durante la mangiata del pesce, perché comunque un piombo pesante garantisce sempre una allamata maggiore rispetto a un piombo più leggero. Con un piombo del genere andiamo quindi a sfruttare sia le caratteristiche di un piombo pasturatore che le caratteristiche di un piombo con una forte presa sul fondale e quindi un peso maggiore e una ottima allamata sulle labbra del pesce. Abbiamo appena finito di lanciare le canne e ci siamo appena resi conto che la temperatura dell'acqua è molto rigida, diciamo che è un po' sotto l'aspettativa. Siamo infatti con una temperatura intorno ai 10 gradi, quindi sicuramente le carpe sono ancora molto apatiche. In inverno tuttavia non bisogna mai mollare, perché comunque anche con un po' di fortuna si può riuscire a fare qualche pesce e noi oggi confidiamo anche in una buona dose di fortuna. Durante questa stagione la bassa temperatura dell'acqua sicuramente abbassa di molto il metabolismo delle carpe. Spingerle a mangiare non è cosa facile e per questo motivo abbiamo deciso di pasturare prevalentemente con del fioccato, delle micro pellet, ma soprattutto del method. Il segreto per pasturare in inverno, il segreto principale a mio parere, è la solubilità di quello che uno butta in acqua. Le carpe devono trovare il cibo ma non si devono saziare, perché avendo un metabolismo bassissimo, se vanno a mangiare troppa pastura sicuramente non, con difficoltà andranno a cadere sui nostri inneschi. Personalmente ho scelto di preparare del method Hot Demon, un gusto che in inverno ha sempre reso molto bene, mischiato principalmente con delle micro pellet al salmone e delle boiless rigorosamente spezzate per renderle ancora più solubili e farle entrare in pesca molto molto prima. Questo composto di method, pellet e boiless abbiamo deciso di utilizzarlo secco all'interno dei sacchetti in BVA e bagnato con acqua e dip attaccato al piombo con la classica palla di method, abbinandolo ovviamente ad inneschi di boiless e tiger nut.
immaginavamo, le fasi di escursione termica sono le migliori in questo periodo. E questa regina ha infatti mangiato proprio durante il tramonto. Con l'arrivo della notte si conclude anche questa prima veloce sessione di pesca, una sessione invernale in cui abbiamo voluto sfruttare con poche ore di pesca questo primo sole che introdurrà sicuramente la primavera. C'è comunque da dire che ancora la temperatura dell'acqua è molto rigida, c'è una fortissima escursione termica, oggi eravamo a circa 17-18 gradi, ora siamo intorno ai 4-5 gradi. Sì. Siamo comunque riusciti a catturare una splendida regina e ora abbiamo finito di smontare l'attrezzatura e ci avviamo verso casa. Che dire, noi vi diamo appuntamento alle prossime sessioni del nostro tour 2021. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!